Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con tutti nel pallone, seconda puntata stagionale della nostra trasmissione. Questa sera parleremo ovviamente di Serie B che torna in campo dopo il turno di stop osservato la scorsa settimana per gli impegni della nazionale, ma ampio spazio daremo anche alla Serie C e alla Serie D con diverse interviste che andremo ad ascoltare, alcune anche in esclusiva per l'altro Corriere TV, per tutti nel pallone. Partiamo però dalla Serie B e lo facciamo andando a vedere quella che è la classifica dopo le prime quattro giornate, quindi prima del riposo. Questa era la classifica nel campionato cadetto. In testa tre squadre: Pisa, Juve Stabia e Spezia con 8 punti, seguite da Reggiana, Mantova e Cittadella con 7, Cremonese, Cesena, Salernitana, Sudtirol e Brescia con 6, Catanzaro e Sassuolo a quota 5, Modena e Palermo a quota 4, Frosinone e Carrarese a quota 3, Sampdoria e Bari a 2, in fondo alla classifica il Cosenza con un punto e la penalizzazione di 4 punti in classifica. Proprio in casa Cosenza andiamo per il primo contributo video di questa giornata, perché abbiamo intercettato il direttore sportivo del Cosenza, Gennaro Del Vecchio, che fa un po' il punto della situazione dopo quattro giornate, anche in vista di quello che sarà il prossimo impegno dei Lupi domenica pomeriggio alla San Vito Marulla contro la Sampdoria. Sentiamo allora le parole del DS Rossoblù. Sì, positivo, perché io penso che a prescindere dai risultati, io penso che la squadra sia una squadra che in questo momento sta facendo tutto quello che avevamo programmato di fare, cioè quindi giocare le partite con grande ritmo, con grande entusiasmo, giocarsela a viso aperto senza stare a guardare chi è l'avversario, e quindi questa era un po' la mentalità, la linea che volevamo tracciare, e finora stiamo rispettando la tabella di marcia. Assolutamente niente alibi, perché i calciatori non devono stare a pensare se questi punti arriveranno o non arriveranno, se rimarranno 4. Abbiamo solo un obbligo noi, quello di lavorare a testa bassa. Sappiamo che dobbiamo lavorare probabilmente più degli altri per raggiungere il nostro obiettivo, perché probabilmente i punti possono anche non arrivare, possono anche non restituirceli, quindi questo, tra virgolette, per i punti finali può complicarci un po' il percorso. Ma se pensiamo oggi che siamo alla quarta, che questa situazione ci penalizza, vuol dire che facciamo del male a noi stessi. Quindi testa bassa, senza pensare agli alibi. Abbiamo solo un obiettivo, che è quello di giocare una grande battaglia, come ho detto prima, contro la Sampdoria, giocandoci le nostre carte, perché sappiamo che poi alla fine il calcio, anche se ci sono grandi differenze sotto l'aspetto economico, si va in campo, si va in 11, e noi abbiamo la fortuna di avere dal nostro canto una tifoseria calda. Io mi auguro che possano arrivare più tifosi possibili, e questa sarà una carta in più che noi avremo per giocarci questa bella partita. Allora, io penso una cosa: io a Tutino gli ho fatto i complimenti per quel mese che è stato con noi in ritiro. È un ragazzo, secondo me è un ragazzo per bene, ho avuto questa fortuna di conoscerlo, però Tutino è un giocatore della Sampdoria oggi, quindi io penso che sarà più importante che noi pensiamo, come si suol dire, a lavare i nostri panni. Arriverà qui, non so come l'accoglierà la gente, bene, male, è una cosa sua. Per quanto mi riguarda, spero che Fumagalli o qualche altro acquisto che abbiamo fatto quest'anno possa darci qualche grande gioia in quella partita. Il mercato è chiuso, abbiamo un gruppo di 25 giocatori straordinari dal punto di vista umano. Sono strafelice della squadra che abbiamo fatto, perché penso di aver scelto dei ragazzi per bene. Spero che possano esaltarsi qui in questa piazza, perché Cosenza, la storia dice che è una piazza dove tanti giocatori sono passati di qua, tanti giocatori che non avevano un grande futuro si sono consacrati qui a Cosenza. È una città, è una tifoseria straordinaria, quindi i ragazzi hanno tutto per poter rilanciarsi, per poter sfruttare quello che questa città offre. Io penso che abbiamo preso due giocatori che venivano da due situazioni dove probabilmente erano, tra virgolette, non stati emarginati, ma avevano dei problemini nella loro società. Quindi anche questo mi ha spinto a prendere giocatori che sono venuti qui con veramente la voglia di venire a Cosenza. Quindi anche questi due acquisti sono stati scelti perché avevano questa grande intenzione di venire a Cosenza.
E quindi Cosenza che si appresta a tornare in campo contro la Sampdoria, Sampdoria dell'ex Tutino che però con ogni probabilità insomma non sarà della gara, problemi muscolari, problemi fisici per l'ex numero 9 del Cosenza, colui che ha trascinato i Lupi alla salvezza lo scorso anno, che però mancherà l'appuntamento con il ritorno al San Vito Marulla. Vediamo però che cosa propone questo ritorno in campo della Serie B per questo fine settimana. Si parte già questa sera con la sfida fra Cesena e Modena, l'anticipo di questa quinta giornata. Domani alle 15 Bari-Mantova, Brescia-Frosinone, Cittadella-Catanzaro al Tombolato, Cremonese-Spezia, Juve-Stabia-Palermo. Domenica alle 15 Carrarese-Sassuolo, appunto Cosenza-Sampdoria, Reggiana-Sudtirol e Salernitana-Pisa. Pre-gara di Cittadella-Catanzaro e allora andiamo a sentire come il tecnico delle Aquile Fabio Caserta ha presentato l'incontro questa mattina prima della partenza per il Veneto. Ma innanzitutto la squadra in queste due settimane si è allenato molto bene. È normale che quando vinci ti alleni meglio perché l'umore sicuramente è diverso. La squadra, come ho detto prima, si è allenata bene, i ragazzi stanno bene, ma aspetto una partita importante contro un avversario che in questa categoria ha fatto tanti anni, è consolidato in questa categoria, però non dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi, pensare alle cose che abbiamo provato in questi giorni cercare di fare una grande partita. Ma io non voglio sperimentare niente, voglio lavorare sui concetti che dall'inizio dell'anno volevamo fare, poi per tanti motivi non abbiamo lavorato tanto, quindi abbiamo approfittato in queste due settimane a lavorare su più sistemi di gioco e basta, diciamo questo. Se devo fare un bilancio, il bilancio è ancora troppo presto farlo, sicuramente l'unica cosa, a prescindere dai punti, a prescindere i risultati, l'unica cosa che non mi è piaciuta era la partita di Cesena, come ho sempre detto, l'approccio, però dobbiamo essere bravi e capire soprattutto, dobbiamo avere l'approccio che abbiamo avuto in tutte le altre partite, perché questa squadra, abbiamo visto, lo sanno anche i ragazzi, che non possiamo sottovalutare nessun avversario, dobbiamo stare sempre concentrati, sin da domani, come ho detto prima, è una squadra consolidata in categoria, ha fatto tanti anni, è una squadra che ha tanti pregi, ma noi siamo una squadra che ha pregi, abbiamo qualche difetto ancora, dobbiamo lavorare soprattutto sui nostri difetti, perché come dico sempre ai ragazzi, dobbiamo cercare di crescere allenamento dopo allenamento e riportare in partita quello che proviamo in allenamento. Ma guardi, io ho visto la squadra, ho visto i ragazzi in questi 15 giorni, ma dall'inizio, ma soprattutto in questi 15 giorni abbiamo cercato insieme allo staff di far aumentare un po' i minutaggi, soprattutto sui giocatori che sono arrivati, gli ultimi arrivati, quelli che stavano in ritardo un po' di condizione. Ho visto da parte dei ragazzi una grandissima disponibilità nel lavoro, si sono allenati benissimo, quindi sono molto contento di quello che ho visto in questi giorni, ma aspetto una grande prestazione. Poi il risultato, come dico sempre, è frutto di tanti episodi che succedono durante i 90 minuti, però ho visto la squadra molto bene. Ma i nuovi arrivati, forse l'unico che sta un po' indietro rispetto agli altri è la Mantia, perché anche è strutturalmente diverso rispetto a magari a Buso ed Alessandro, e quindi soffre un po' di più rispetto a loro, però sta bene, si è allenato bene con la squadra. Io penso che poi un giocatore, quando si mette a disposizione, cerca di recuperare un po', diciamo, dal punto di vista fisico rispetto ai compagni, quello che ti può dare durante l'allenamento, cercare di recuperare prima possibile il tempo magari che ha perso rispetto ai compagni. Però ripeto, si sono allenati veramente bene, sono contento di quello che ho visto in questi 15 giorni. Stanno bene, scusami, c'è sempre un problemino alla spalla, però si è allenato regolarmente con la squadra, si sono allenati tutti tranne Simo, che è rimasto fuori per infortunio, però tutti gli altri stanno bene. Ah, come ho detto prima, il Cittadella è una squadra ben organizzata, una squadra che ha un sistema di gioco collaudato da diversi anni, anche se ha cambiato spesso l'anno scorso, anche quest'anno qualche partita nella fase di possesso, di non possesso, bene o male fa delle cose fatte bene, lo sanno fare molto bene. Noi dobbiamo approcciare bene a prescindere dall'avversario e dal sistema di gioco, come ho sempre detto,
il sistema di gioco lascia il tempo che trova, è come lo interpreti, se gioca a 3, se gioca a 4, se gioca con 2 punte, con 1, tanto cambia la partita, l'impostazione cambia tanto rispetto all'avversario, rispetto alla fase di non possesso, se fa un'aggressione alta, se invece ti aspetta, quindi noi dobbiamo essere bravi a saper leggere subito la partita sin dal primo minuto, e quindi noi dobbiamo soprattutto essere bravi in questo, saper leggere subito la partita, perché noi sappiamo che il Cittadella è una squadra ben organizzata, come ho detto prima, ma noi abbiamo anche dei giocatori e degli elementi validi per poter sfruttare le nostre qualità. E dalla Serie B passiamo alla Serie C, con Crotone impegnato domani pomeriggio a Lezio Scida in una gara delicata, questa volta da vincere a tutti i costi, dopo le 2 battute d'arresto che ne hanno caratterizzato questo avvio di stagione. Di Crotone di Serie C parliamo con Claudia Berlingeri, collega della Gazzetta del Sud in collegamento con noi. Buonasera Claudia. Buonasera Stefania, grazie per l'invito. Grazie a te. Raccontaci un po' che clima si respira a Crotone in questi giorni, in questo periodo, in un momento insomma in cui la squadra non è partita come ci si aspettava, come ci si auspicava probabilmente. Diciamo Stefania che c'è una premessa da fare, nel senso che il Crotone è ripartito da un progetto completamente nuovo, allenatore nuovo, squadra nuova, quindi serve... Esatto, quindi serve un minimo di tempo e di rodaggio, perché questi calciatori, alcuni dei quali sono arrivati proprio negli ultimi giorni della chiusura, prima della chiusura del mercato, qui serve chiaramente tempo per poter lavorare, amalgamare i meccanismi che richiede il nuovo tecnico Mister Longo, che è un tecnico molto in gamba, è proprio uno studioso, uno che va a guardarsi i dati, che si impegna tanto, per cui chiede tanto alla squadra, però chiaramente molti sono giovani e devono abituarsi sia ai nuovi meccanismi di allenamento, soprattutto ai meccanismi di gioco che richiede il mister, che sono impegnativi, però insomma, si punta anche sui veterani della squadra proprio per agevolare il loro inserimento in questo anche campionato che è completamente nuovo per alcuni. Sì, assolutamente sì. È chiaro che probabilmente la vittoria, no, all'esordio con il team Altamura forse aveva lasciato intendere che già la quadra si fosse trovata. È chiaro che poi per una squadra che, come dicevi, è cambiata così tanto a partire dalla guida tecnica, è necessario, è proprio fisiologico, attendere un po' di tempo in più perché tutti i nuovi dettami del tecnico possano essere assimilati. E poi dicevi di Longo, un tecnico sicuramente molto preparato, un tecnico che ha fatto bene nelle scorse stagioni ed è per questo che è arrivato a Crotone, un tecnico dal quale ci si aspetta effettivamente una rifondazione del gruppo dopo stagioni che sono state deludenti. Assolutamente sì. In più mettici anche che perché la prima con l'Altamura, diciamo che c'era una squadra ben diversa rispetto poi a quella che c'era in campo alla seconda e terza giornata, perché poi Guido Gomez ha ricevuto una botta con l'Altamura al Soleo e quindi si è infortunato. Idem per Di Pasquale, Vinicius, quindi sai, ad una squadra così giovane togli gente esperta come i tre che ho appena menzionato, e quindi è chiaro che bisogna ritrovarsi di nuovo nei meccanismi di gioco. Però insomma faccio presente l'ultima partita col Trapani, la squadra nei primi 20 minuti aveva anche approcciato bene alla gara, andando anche in vantaggio con un'azione bella costruita e finalizzata da Kostadinov. Poi chiaramente ecco, qui esce fuori l'esperienza del Trapani, perché comunque sì, una neopromossa, ma se vai a vedere i giocatori che la compongono sono tutti giocatori che hanno sempre giocato in Serie C, quindi lì è uscito fuori l'esperienza, il carattere del Trapani che ha pareggiato su palla inattiva la partita e poi è riuscito a sfruttare insomma le occasioni che gli sono arrivate, portando a casa 3 punti pesanti. Il Crotone dall'altra parte con i giovani non è riuscito, no? Poi c'era troppa foga di voler centrare il pareggio almeno, e quindi sai, poi non riesci più a ragionare, a prendere le giuste misure. Però insomma questa squadra, nonostante le 2 sconfitte, è unita, ha dimostrato compattezza. Ora chiaramente domani col Messina sarà un'altra gara
importante Certo. è davvero una sorta di prova del 9, però Stefania, siamo solamente alla quarta giornata, non c'è fretta, questa squadra non è stata costruita per vincere il campionato e le insidie del campionato si vedono già, guardo squadre come Avellino, Catania, Benevento, ecco, quelle sono squadre che hanno speso tanto e che puntano dichiaratamente, apertamente alla vittoria del campionato, l'Avellino su tutti. E vedi invece che ancora non ha centrato la vittoria in campionato, quindi se ne deduce che è un campionato molto molto insidioso, in cui conta soprattutto, da quello che sto vedendo io, l'unione del gruppo, al di là del gioco, però lo spietamento, la sintonia, infatti di sopra vediamo Picerno, Cerignola, squadre e gruppi consolidati negli ultimi 2 o 3 anni. Quando ci si aggiunge poi a gruppi consolidati, innesti di qualità ed esperienza, ecco, si può pensare poi al salto di qualità. Però quando riparti completamente da zero, un progetto nuovo, serve tempo e pazienza soprattutto. Ecco, sì, dici bene, c'è bisogno di pazienza, c'è bisogno di tempo perché il progetto prenda forma effettivamente. Non posso non chiederti a questo punto un giudizio su quello che è stato l'operato sul mercato del Crotone, quindi del direttore Amodio. Allora, l'obiettivo dichiarato era quello di ridimensionare il monte ingaggi. E in questo il direttore Amodio, che è un ragazzo giovane ma è molto esperto, è uno che ha tanti contatti, è davvero a modi, è garbato, è competente, quindi è riuscito a sistemare prima le uscite, che non era per nulla facile Certo. perché sappiamo tutti i contratti importanti che aveva fatto il Crotone, quindi è riuscito a sistemare questi contratti onerosi, giocatori importanti, e nello stesso tempo è riuscito a prendere gente di qualità, gente giovane, quindi ragazzi dalla primavera, di altri club che sono sicuramente di prospettiva, ma che giustamente devono avere il tempo, per crescere, maturare e anche modo di sbagliare. Lo ha detto anche lo stesso Longo, perché è solamente che sbagliando si possono correggere certi errori, certe dinamiche e quindi migliorarsi col tempo, in modo tale che magari gli errori che si commettono in questo girone d'andata, poi nel girone di ritorno l'augurio è quello di non commetterli più. Però quello ci si arriva attraverso il lavoro che si fa giorno dopo giorno nel corso del tempo. Sì, chiaramente, ripetiamo, il tempo a questo Crotone è sicuramente necessario. Intanto però domenica domani pomeriggio alle 18:30 c'è il Messina. È un'altra squadra, quella di Giacomo Modica, che ha trovato la vittoria, insomma, nell'ultimo turno, una vittoria piena, tra l'altro, sul Taranto, però anche lì, non, cioè, quello sì, non è un ambiente tranquillo, perché chiaramente a Messina. Anche se non parti con gli occhi puntati addosso e con i fari puntati, però insomma è sempre una piazza importante e l'avvio un po' stentato di stagione aveva lasciato qualche strascico. La vittoria sicuramente di domenica scorsa avrà un po' riportato entusiasmo, però è una piazza comunque che resta calda, che resta sempre in fermento. Due squadre che si trovano con l'esigenza di dover vincere. Non si decide niente domani pomeriggio, è chiaro, è prestissimo. Però sono due squadre che vogliono e devono vincere, questo è certo. Sì, sicuramente mi aspetto una gara maschia, una gara anche conoscendo un po' Mister Modica, anche lui è un altro molto meticoloso che studia i dettagli particolari, quindi mi aspetto una gara davvero molto impegnativa e dura da ambo le parti. Sì, Messina poi soprattutto è sempre andato sotto in termini di gol in queste prime giornate, però ecco, ha avuto la forza nell'ultima gara col Taranto di rimontarla alla grande, perché è una squadra che ha carattere, che è appunto questa rimonta la dice lunga sul carattere, sul cuore che ha questa squadra. Quindi sarà una gara molto, molto difficile, bisogna prepararla e stare attenti e concentrati dall'inizio alla fine, perché basta un minimo episodio e la può cambiare a favore dell'una o dell'altra squadra. Che Crotone vedremo domani pomeriggio all'Ezio Scida? Io penso che
probabilmente riuscirà, spero, a recuperare Gomez, perché ci sono Vinicius e Di Pasquale che ancora sono in forze. Il mister proprio nella conferenza di stamattina diceva che valuteranno fino alla fine questi tre accioccati, che Stefania, inevitabilmente, per quanto si possa dire che tutti i componenti della rosa sono uguali, è chiaro che le gerarchie ci sono dappertutto e quindi l'importanza di questi tre calciatori è scontata, è ovvia. Quindi anche recuperarne uno solo potrebbe cambiare il volto alla squadra e alla partita. Si spera di recuperare Gomez, che vorrebbe dire non solo avere un calciatore qualitativo in campo e che insomma fa il solito lavoro sporco, lavoro di sacrificio a favore della squadra, ma anche a livello caratteriale, perché lui è il Esatto, come capitano. leader. Quindi, sai, avere un punto di riferimento così importante nei momenti difficili, che inevitabilmente in una partita ci sono, potrebbe fare tanta differenza. Quindi l'auspicio è che insomma ci sarà Sala tra i pali, in difesa troveremo Rispoli, Cagnellutti e Di Pasquale, se sarà disponibile, oppure ci sarà Armini al posto suo, con Giron sull'alto di sinistra, centrocampo a due con Vinicius sempre se riuscirà a prendere della gara, oppure ci saranno Gallo e Skiro, e poi prima punta Gomez sempre se riuscirà a prendere la gara o Costadino. Alle spalle andranno ad agire probabilmente, dovremmo trovare Silva sulla sinistra, Vitale al centro e a destra Spina, che è un ragazzo che sta facendo molto bene, anche se ti devo dire, ecco, è molto bersagliato, quindi non fa in tempo neanche a volte a comprendere l'azione, che viene buttato giù a terra. E in questo, insomma, un po' le decisioni arbitrali in questo senso dovrebbero essere un po' più decise a favore dell'uno o dell'altro, io non parlo, però insomma bisognerebbe anche in questo senso chiarire subito le cose in modo tale da non poi far voltare la partita e metterla su un altro piano, che insomma ci auguriamo tutti possano andare così. Sì, diciamo che i giocatori, quelli con un po' di talento, che magari sanno saltare l'uomo, sono quelli che vengono bersagliati, no? Sono quelli che vengono fatti oggetto di interventi più rudi e duri da parte dei difensori, un po' per mettere in chiaro le cose sin dall'inizio, un po' anche per incapacità di frenarne la corsa e il gesto atletico, quindi un po' una penalizzazione in cui incombono, nella quale incombono tutti questi giocatori particolarmente dotati, insomma, che sanno appunto saltare l'uomo. Non solo Stefania, perché poi finché blocchi l'azione va bene, però quando poi Fai male. fai male all'avversario, come è successo con Gomez e con Di Pasquale e lo stesso Vinicius, e poi non è più l'azione che viene fermata, poi blocchi la crescita di una squadra che deve fare a meno di 3-4 pedine fondamentali per un gruppo così giovane. Sì, assolutamente sì. Insomma, è chiaro che il dubbio tra il lasciar giocare, quindi lo spettacolo, l'assistere ad una partita senza eccessive interruzioni e quello di garantirne la reale continuità, insomma, è sempre un equilibrio difficile da mantenere. Le indicazioni sono spesso sul lasciar proseguire, però ci sono interventi ed interventi, falli e falli, no? Situazioni che vanno valutate in maniera corretta, soprattutto quando si interviene sull'uomo. Sulla figura e non sul pallone, è chiaro che andrebbero sempre fermate le azioni. Poi probabilmente è facile Esattamente. dirlo da fuori, meno farlo dal campo, però sono persone preparate, gli arbitri che studiano e si preparano quotidianamente per farlo. Sarebbe, siccome parliamo di professionismo, sarebbe il caso, insomma, fossero professionisti anche loro. Insomma, diatriba quella che si apre da sempre, no? Sulla professionismo o meno degli arbitri, Claudia. Sì, è da sempre. Poi è chiaro che Stefano, come sbaglia un calciatore, È come sbaglia chiaro. un allenatore, sbaglia anche l'arbitro, quello assolutamente non è da mettere insomma in dubbio, però se dall'inizio tu permetti tante cose, tanti fallacci, e poi la partita va a degenerare. Invece se tu anche dopo 10 secondi metti in chiaro le cose, vai tranquillo che un giocatore poi sta calmo, non si permette più di andare oltre, però glielo devi permettere o non permettere tu, in modo tale da far andare la partita nel verso giusto, anche a favore dello spettacolo, perché poi la Serie C, vediamo tutti, è molto seguita, quindi Sì, ne va sì, sì. a discapito anche dello spettacolo che queste squadre che giocano soprattutto, che sono votate al gioco, insomma, vengono un po' penalizzate, però insomma.
Il campionato è appena iniziato, quindi ci auguriamo che tutto possa andare bene. Sì, che anche sotto questo punto di vista, insomma, continui a regalarci spettacolo e preservi le squadre appunto che giocano e che vogliono fare dello spettacolo un'arma in più. Parlavi prima di Longo, ti chiedo che impressioni ti ha fatto questa mattina, come lo hai visto a livello di carica, di motivazione e soprattutto quanto sente che questo Crotone stia diventando il suo Crotone. No, lui è molto sereno da una parte, ma anche carico e voglioso di vedere la sua squadra come scenderà in campo domani. Però diciamo che è un Longo soddisfatto di della crescita che sta avendo il suo Crotone, perché lui ha sempre sostenuto che serve tempo, che in 40-50 giorni non si possono fare i miracoli, però attraverso il lavoro si possono raggiungere certi obiettivi, però si deve dare anche modo di sbagliare in modo tale da correggere, da rivedere. Insomma, quindi lui, insomma, è contento della squadra che ha, è soddisfatto, vede i ragazzi quotidianamente allenarsi alla grande, e parla anche dei dati che sono a loro favore, per cui sicuramente la strada intrapresa è quella giusta. Come dicevamo prima, serve solo del tempo perché questi ragazzi possano amalgamarsi e oliare certi meccanismi di gioco che chiede il mister, che insomma, sono totalmente diversi da quelli della passata stagione, e quindi è inevitabile, bisogna dare tempo a questi ragazzi di capirsi e comprendersi bene, anche nell'affinare i rapporti tra di loro. Certo, grazie a Claudia Berlingeri, io ti ringrazio per essere intervenuta nel corso della nostra trasmissione, in bocca al lupo per la partita di domani. Crepi, e grazie a te per l'invito. Buon proseguimento, Stefania. Noi continuiamo con il Crotone perché abbiamo parlato di Mister Longo, di quelle che sono state le sue impressioni alla vigilia della sfida contro il Messina, e allora è il momento di andarla a sentire. Sentiamo che cosa ha detto questa mattina incontrando la stampa. Ci aspettiamo una partita con un buon indice di difficoltà. Siamo all'inizio e secondo me in questo momento tutte le gare, visti anche i risultati nel nostro girone, sono gare difficili che presentano delle incognite anche sotto l'aspetto prestativo dei singoli calciatori. Quindi la difficoltà è nel campionato stesso e risiede nel campionato. Da parte nostra, più che analizzare le difficoltà che ci possono porre l'avversario, stiamo cercando di lavorare con la cultura di provare ad evidenziare i difetti degli altri. Nelle ultime due partite questa cosa in parte non ci è riuscita, però noi dobbiamo continuare a lavorare su questo percorso di crescita che ci vede sicuramente protagonisti nell'idea, perché la squadra mi sembra che abbia un'idea ben consolidata e vorrei anche da questa domanda partire con una considerazione. Ed è una considerazione che ci pone davanti tutti quanti a una scelta di campo. Ho sentito, ho letto e ho visto che dopo la sconfitta di Trapani si è fatto un ragionamento. Si è perso e quindi non si è fatto bene. Questa proporzione diretta non mi è piaciuta. Perché analizzando non io, ma tutte le strutture statistiche importanti che ci danno un appoggio per capire la partita di Trapani, una partita di Trapani che se non ci fosse il risultato nessuno avrebbe dovuto mettere il Crotone come squadra sconfitta. Quindi noi dobbiamo fare una valutazione. Se all'inizio abbiamo parlato di un progetto che ha bisogno di tempo per essere visto nella sua interezza, se alla seconda partita in casa incominciamo a fare valutazioni solo rispetto al risultato, io ho poco da parlare. Il risultato è negativo, non parlo. Quando è positivo, siamo tutti quanti qui ad essere felici. Io penso che non è questo il ragionamento che dobbiamo fare. La squadra con il Trapani è stata identitaria, non c'è stata, ripeto, una sola struttura statistica che ci ha visto negativi in tutti i ruoli, in tutte le situazioni, in tutte le fasi. Possesso palla, tiri in porta, tiri nello specchio della porta, tiri fuori dalla porta, percentuali di duelli vinti. Poi si perde, però noi dobbiamo accettare una considerazione, l'ho detto dall'inizio. Vogliamo lavorare sul merito o vogliamo lavorare su quello che dobbiamo prendere? Se vogliamo prendere tutto e subito, non è questa l'annata. Quindi mi rifaccio per capire
che clima vogliamo creare attorno alle aspettative della squadra. Perché mi sembra che vogliamo costruire qualcosa, ma in realtà non abbiamo la voglia di aspettare che si costruisca. Noi stiamo appena buttando le basi per un progetto, stiamo appena buttando le basi per avere una fondamenta solide. E quindi io vorrei ristabilire con voi quel pacifico e quella volontà che mi ha spinto dall'inizio ad essere molto leale con voi, a parlare dei meriti della squadra, di come la squadra la vedete in campo. Quando la vedete che gioca male, allora voi dovete sottopormi questa situazione. Se partiamo però che gioca male quando perde, gioca bene quando vince, e allora io sto qua poco a dirvi, perché non ho possibilità di dialogare se parliamo lingue diverse. Io credo che questa partita sarà una partita in cui vedremo un Crotone più giovane, che comincerà a fare giovani, come giusto che fosse, perché anche questo è una delle idee che abbiamo partorito con il club dall'inizio. Io non ho nessuna imposizione per dover fare, fortunatamente sono nella direzione tecnica di una società che non ha bisogno di fare il minutaggio soltanto per una questione economica, ma credo che questa piazza possa essere di nuovo piazza che possa valorizzare i giovani. Quindi da domani la squadra farà giovani, farà minutaggio, perché credo che sia arrivato il momento di poter schierare giovani interessantissimi, e quindi vedremo una squadra diversa nel suo 11, ma altrettanto volenterosa di fare le cose fatte per bene e cercare di essere, ripeto, riferimento per l'ambiente, per portare avanti nel modo giusto i nostri colori. Quindi il riferimento sicuramente, la squadra sarà ringiovanita domani e vedremo come i giovani si sono preparati in questo periodo per poter meritare la titolarità che gli darò domani. Abbiamo sentito allora le parole di mister Emilio Longo alla vigilia della gara che attende appunto il Crotone allo Scida contro il Messina. Vediamo però il programma completo di questa quarta giornata in Serie C. Già questa sera in campo Potenza Sorrento e Taranto Trapani. Domani alle 18.30 appunto Crotone-Messina, ma anche Monopoli, Juve Next Gen, alle 20.45 Casertana-Turris e Catania-Picerno. Domenica alle 20.45 Cerignola-Giuliano, Cavese-Avellino ed Altamura-Benevento. Il posticipo del lunedì sera alle 20.45 sarà Latina-Foggia. Come vi avevo anticipato però in apertura della nostra trasmissione, oggi parleremo tanto, oltre che di Serie C, come abbiamo fatto, anche di Serie D con diversi contributi. Serie D che è partita nello scorso fine settimana, si è giocata la prima giornata nel girone I, quello che vede ai nastri di partenza quattro formazioni calabresi: Regina, Vibonese, Locri e Sambiase. Andiamo a vedere quella la classifica proprio dopo le gare giocate nella prima giornata. In testa a tre punti Scafatese, Locri, Regina, Paternò e Sambiase, seguono con un punto Licata, San Cataldese, Sant'Agata, Nissa, Ragusa, Vibonese, Castronfavara ed Enna. Chiudono a zero punti Igea Virtus, Pompei, Siracusa, Acragas ed Acireale. Quindi esordio con vittoria la prima giornata per Regina, Locri e Sambiase. Noi da Sambiase partiamo perché probabilmente, anzi senza probabilmente, è stata la sorpresa di questa prima giornata la vittoria della squadra di Claudio Morelli al Guido di Ippolito di Lamezia contro la corazzata Siracusa, una delle squadre accreditate per la vittoria finale del torneo. In casa Sambiase, siamo andate allora per un'intervista in esclusiva realizzata proprio con il tecnico giallorosso Claudio Morelli. Ascoltiamo la sua analisi. Mister, partiamo dalla gara di domenica scorsa, da quella bella vittoria contro il Siracusa al Guido d'Ippolito all'esordio. La sua squadra da neopromossa ha mostrato di fatto tutto quello che serve ad una neopromossa per mantenere la categoria: cuore, sacrificio, umiltà, grande determinazione. Hai detto molto bene, sono quelle doti che stiamo cercando di farle nostre, soprattutto a tutto questo stiamo mettendo anche dell'organizzazione, perché se non hai dei concetti poi diventa un po', diciamo, difficile. Però io credo che domenica ci sia stato tutto quello che hai detto, ci sono state queste
diciamo, prerogative che ci accompagneranno per tutta la stagione. Nello stesso tempo sono convinto che il Siracusa è una grossa squadra, forse domenica siamo stati bravi a limitarli, siamo stati bravi a chiudere le loro maggiori idee, quindi siamo stati anche bravi nel riproporre le nostre. Credo che alla fine la nostra vittoria sia stata meritata, perché forse abbiamo fatto meglio di loro in quell'occasione. Sì, addirittura forse è più andato vicino il San Biase al 2-0 che non il Siracusa all'1-1, nonostante un dominio del campo, insomma, dopo il vantaggio del San Biase. Sicuramente questo è appunto lo spirito giusto per chi deve interpretare il ruolo che dovrà interpretare il San Biase, me lo dice lei. Sì, noi dobbiamo essere bravi a far punti per cercare di uscire fuori dalla zona, diciamo, pericolo prima possibile. Per far questo, specialmente nella parte iniziale della stagione, devi cercare di riuscire anche ad essere così furbo, a prendere punti come è successo domenica scorsa contro squadre che sono sicuro alla lunga sarà molto difficile affrontarle. Da parte nostra cercheremo anche domenica prossima di essere bravi a portare qualcosa da Vibo. Ecco, perché l'inizio di campionato, insomma, il calendario non è stato proprio favorevolissimo per il San Biase, insomma, Siracusa all'esordio, adesso la trasferta di Vibo non è facile. È vero che l'impatto con la Serie D è meglio averlo subito, bello forte, così da mettere alla prova anche quelle che sono le potenzialità e le capacità, forse anche meglio in un certo senso incontrare anche queste squadre, quelle maggiormente quotate all'inizio, quando probabilmente ancora una quadra non l'hanno trovata. Sì, sì, non ti nascondo che quando è uscito il calendario ci siamo un attimino guardati e dire siamo stati fortunati. Comunque io vorrei ricordare che le due partite di Coppa a Brindisi e a Casarano sono state molto importanti per far sì che riusciamo ad avere delle certezze, riusciamo a toglierci subito le paure della categoria, e sono state importantissime perché ci hanno dato un'autostima, ci hanno fatto crescere ancora di più quella voglia di stare in campo in un certo modo, quelle prerogative che dicevi prima ben tu, che sono l'umiltà, il sacrificio, e lo abbiamo fatto già nelle due gare di Coppa, e quindi siamo stati allenati da questo punto di vista. La sua è una squadra che viene da un campionato stravinto lo scorso anno, un campionato nel quale, insomma, la vittoria probabilmente non è mai stata messa in discussione. È chiaro che passare da un campionato così ad uno in cui gli obiettivi cambiano non è facile. Come si è preparata la squadra e soprattutto che obiettivi si pone lei e le ha posto la società per questo ritorno in Serie D? Guarda, quando abbiamo deciso di ripartire, io insieme al direttore e ai direttori abbiamo pensato subito alla riconferma del blocco, perché come hai detto bene tu è stata una stagione fatta di tante vittorie, di tanti record, e quindi bisognava partire da delle certezze. Io credo che a questo abbiamo aggiunto quelle pedine che ci possano dare, speriamo ci diano, e sono convinto, quell'esperienza, quelle prerogative che abbiamo bisogno, che sono l'esperienza, ripeto, e l'entusiasmo. E per quanto riguarda i nostri obiettivi, lo voglio ripetere, noi dobbiamo arrivare a mettere sotto almeno 6 squadre, cercare di uscire fuori da questa zona, la zona, diciamo, calda. Quest'anno è molto più difficile perché dopo tanti anni io credo che questo girone sia formato da tante squadre organizzate, tolte quelle 5-6 che si possono giocare il primo posto per la vittoria finale, tutto il resto sono tutte attrezzate per poter uscire dalla zona minata, e quindi bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando farai gli scontri con squadre alla tua portata. Ecco, quali sono le squadre alla portata del San Biase? Quali sono le squadre sulle quali il San Biase di Claudio Morelli deve fare la corsa? Allora, diciamo che ancora è presto per poter definire le squadre. Io credo che
sulla carta oggi possiamo dire che ci sono quelle 5-6 squadre, e mi riferisco a Siracusa, Regina, Scafatese, Pompei, Vibonese, Nissa. Io credo che queste siano quelle squadre che hanno un qualcosina in più, tutte le altre dobbiamo lavorare tanto per cercare di star lì a non pensare quell'acqua alla gola, insomma, tutte le domeniche. Prima di lasciarla, che si aspetta dalla gara di domenica a Vibo? È un palcoscenico importante per la Serie D, lo è sicuramente, c'è sempre stato un buon rapporto tra le due società, le due realtà. Quindi personalmente mi fa molto piacere ritornare a Vibo, dove sono stato da ragazzino e sono stato anche da adulto, l'ho fatto in due periodi diversi. Mi aspetto una partita sicuramente difficile, mi aspetto una partita dove la Vibonese giocherà la prima partita in casa, cercherà di portare quell'entusiasmo che sembra si sia sopito a Vibo, però noi dobbiamo essere altrettanto bravi a sfruttare tutto quello che ci concederanno e soprattutto a continuare a giocare con l'entusiasmo che ci sta accompagnando e con quella determinazione, con quella diciamo cattiveria ferocia che una squadra come la nostra ha bisogno. Questo era allora Claudio Morelli con l'analisi di quello che è il momento della sua squadra, le ambizioni, le previsioni, anche le aspettative per questo ritorno in Serie D della squadra giallorossa. Squadra giallorossa che domenica affronterà al Luigi Razza la Vibonese. Allora andiamo proprio a Vibo, in casa rossoblù, sentiamo quelle che sono state le impressioni, quelle che sono le impressioni pre-gara alla vigilia appunto del derby tra Vibonese e Sambiase di mister Facciolo. Ascoltiamo. Mister, c'è l'esordio in casa. Sì, era ora, potremmo dire. Sì, c'è questo esordio che aspettiamo e speriamo di fare una buona prestazione e di dare soddisfazioni al presidente e ai tifosi. Rimane il rammarico ovviamente per quel secondo tempo di Caltanissetta, però insomma in tasca avete portato ottime notizie, no? da Caltanissetta. No, il rammarico è soltanto di aver fatto un brutto secondo tempo a livello calcistico, come ho detto domenica ai tuoi colleghi, lo ribadisco, è un peccato perché la partita l'avevamo in mano noi, la stavamo conducendo noi e questa rinuncia a giocare nel secondo tempo ha fatto sì che poi chiaramente la squadra avversaria prendesse il sopravvento e quindi raggiungesse il pareggio. La strada è quella giusta, ha detto? Sì, assolutamente sì, in settimana abbiamo lavorato per continuare soprattutto a dare credibilità e concetti ai ragazzi e sono contento. Un invito al pubblico, essendo appunto la prima in casa, non si può appunto non avere i propri tifosi allo stadio. Assolutamente sono d'accordo, spero nel breve tempo di trovare tutti quei tifosi che ho lasciato e che ho visto a Luigi Razza per tanto tempo e che si divertano e che la squadra gli dia soddisfazione. Rispetto a una settimana fa, insomma, ha recuperato due giocatori importanti, no? Sì, direi proprio di sì, il capitano e anche Berardi che è tornato dalla nazionale, quindi siamo al completo e questo chiaramente mi dà l'opportunità di fare delle scelte e di avere anche delle ottime alternative. La seconda giornata in Serie D però non sarà solamente Vibonese-Sambiase, è chiaro, è il derby calabrese di giornata, quindi sicuramente catalizza un po' quelle che sono le nostre attenzioni, ma c'è anche un'altra sfida dal fascino particolare, una sfida fra due delle squadre maggiormente attrezzate, lo abbiamo sentito anche nelle parole di mister Morelli, quelle che sono le squadre accreditate per la vittoria finale, ossia Regina e Scafatese, che si affrontano domenica pomeriggio all'Oreste Granillo, una sfida delicata per la Regina che deve dimostrare di poter ambire fino all'ultimo alla vittoria di questo campionato. Le ambizioni, le previsioni, le aspettative di questa gara nelle parole del tecnico degli Amaranto, Rosario Pergolizzi, che questa mattina ha incontrato la stampa.
Io dico che ogni partita è importante, ma questa è una partita sulla partita, quindi c'ha la sua importanza, perché comunque sono due squadre che hanno vinto le due prime partite, sono due squadre che hanno dichiarato di voler vincere il campionato, sono due squadre che comunque hanno degli organici importanti, quindi più partita di questa credo che non ci possono essere alibi e neanche giustificazioni. È normale che, essendo la seconda, il risultato è importante, ma non influirà sicuramente per l'andamento del campionato. Noi pensiamo che loro siano una buona squadra, ripeto, hanno costruito un organico importante, ma altrettanto noi lo siamo anche noi, quindi sarà il tempo a dire poi chi sarà migliore o peggiore o chi ha avuto più facilità nel partire meglio e arrivare dopo. Sono tante le conseguenze, il calcio non è una scienza esatta, sicuramente ci stiamo attrezzando per quello. Per quanto riguarda portiere over e under, come darvi una formazione che sinceramente posso avere in mente, però ancora che non ho deciso. Sicuramente ci sarà un portiere over, un portiere under che saranno convocati, quello sicuramente. Per quanto riguarda Lumia è normalissimo, una scelta del ragazzo, noi l'abbiamo sempre detto, io l'ho sempre detto. Non teniamo nessuno qua se non contento o altri problemi, quindi assolutamente il ragazzo è stato molto diretto, ha dato le sue spiegazioni e credo che sia chiarito tutto. Ecco. Siamo tutti disponibili, fortunatamente okay. Non c'è uno in fisioterapia, toccherà a qualcuno noi allenatori andare in fisioterapia perché se no non lavorano, ma non c'è nessuno, sono tutti fuori terapia, sono tutti convocabili. Okay. E in chiusura è il momento di andare a vedere in grafica quello che è il programma completo di questa seconda giornata nel girone I di Serie D. Eccolo qua, Acragassa Pompeia, Cireale Castrum Favara, Sant'Agata Igea Virtus, Enna San Cataldese, Licata Locri, Paternò Nissa, Vibonese San Biase, Regina Scafatese e Siracusa Ragusa. Bene, noi siamo veramente in chiusura, non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon weekend calcistico, un in bocca al lupo a tutte le formazioni calabresi di Serie B, C e D e darvi appuntamento a venerdì prossimo per una nuova puntata di Tutti nel Pallone. Buona serata.